Coniglietta, sembra che tu abbia perso molta della tua imbottitura. Davvero? Spero non troppa. Non posso dare dei morbidi abbracci se non sono più morbida. Lo so. Tranquilla, te lo prometto. Tornerai come nuova. Più veloce di un fulmine che cade dal cielo! Il tuo battito è a posto. Niente di anomalo, ma hai lo stesso problema che aveva Charlie. Imbottituremia. È una fortuna aver fatto quella raccolta di batuffoli. Devi prendere il tipo bianco cotone. Oh oh, questo barattolo non mi piace. Beh, non è diverso dagli altri, secondo me. Trasparente, di vetro. Non il barattolo! Quello che c'è o non c'è dentro è vuoto e questo tipo di batuffoli è più raro di un rinoceronte a strisce arcobaleno con tre corni. E non ne esistono molti esemplari, non è vero, Ally? Ce ne saranno 6-7 al massimo. Coniglietta, mi dispiace tanto, ma temo che dovrai aspettare una donazione di batuffoli di cotone. E quanto ci vorrà? Sei in cima alla lista, ma non possiamo sapere quanto tempo ci vorrà per averli. Oh, e se io non riuscissi più a guarire dall'imbottitura mia? Emmy non vorrà più nessun abbraccio da me. Emmy ti vorrà bene in ogni caso. Ok, cercherò di essere coraggiosa. Oh, non sopporto di vedere Coniglietta piangere, è una tortura. Dottie, il tipo di batuffolo della mia imbottitura è il raro bianco cotone, quindi ho appena deciso di donarla. Nevino, ne sei sicuro? Certo, Coniglietta ne ha bisogno molto più di me, ma non proprio tutta, ok? No, solo un pochino. Oh, grazie, Nevino! Non so davvero come ringraziarti. Vieni, Nevino. Potrebbe fare male, ma solamente un po', ok? Vuoi che resti qui accanto a te? Oh, Nevino, non ti ha ancora nemmeno toccato. Lo so, facevo pratica. Stai bene? Beh, ha fatto un po' male, ma solo un pochino. E sono stato coraggioso per Coniglietta. Ecco fatto. Adesso ho anch'io un bel cerotto. E la mia personalissima tessera. Sono un donatore! Sei un donatore eroico! Devo avere qualche ossicino coraggioso dentro di me, dopo tutto. Oh, un secondo, i pupazzi di neve ce le hanno o no le ossa? No, ma di coraggioso hai il tuo grande cuore. Grazie, Nevino! Oh, sei il pupazzo di neve più coraggioso del mondo! L'eroico e forte drago è d'accordo con lei! Ora che mi hai curato, Dottie, sarò da abbracciare come prima! Lo scopriremo subito, Bianchina! Oh, sì! Direi che sei pronta per dare abbracci morbidissimi. Oh, vedrai che adesso saranno più morbidi e dolci. Ma e io allora sono da abbracciare anch'io? Hai aiutato una tua amica, anche se eri terrorizzato. Per me, ora sei da abbracciare più di prima. Oh, non mi perdo mai un bel abbraccio. Non dimenticatevi del drago. Ti meriti l'abbraccio più grande di tutti. Grazie, tu sei il mio eroe, Nevino. Dottoressa Peluche, a Disney Junior.